A cosa serve la filosofia? Come si può dare una risposta ad una domanda così complessa? Ma poi è utile oggi parlare di filosofia? Di questo e tanto altro si è discusso ad Ancona presso la sede della Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo a conclusione di un progetto pensato per le scuole di tutta la regione. Il pensiero in mostra, l'anima ha bisogno dell'immagine per pensare. Potremmo dunque dire che la filosofia è il tentativo di dare risposta a tutto ciò che è. L'essere umano ragiona per associazioni, emana giudizi. Quando vediamo o pensiamo ad un oggetto, lo associamo a qualcosa che abbiamo già sperimentato. Lo stesso vale per le persone, i luoghi, i sentimenti. Cerchiamo continuamente di darci risposte. Il pensiero, per essere espresso, ha bisogno di più linguaggi. Il pensiero in mostra diventa dunque un'operazione formativa di grande potenzialità. Allora, dietro il titolo del seminario odierno, Il pensiero in mostra, la narrazione di sé tra concetto e immagine, c'è un lunghissimo lavoro delle scuole delle Marche di ogni ordine e grado, afferenti a due progetti educativi. L'uno è Crescere nella cooperazione, attivo nelle Marche dal 2006, è giunto nell'anno scolastico corrente alla sua 17ª edizione, e l'altro progetto, Filosofia ed altri saperi, aperture ed esercizi di dialogo, che si è svolto nel biennio 20-22 nei licei delle Marche e non solo. Il lungo percorso è questo. I due progetti, pur diversificati fra di loro, hanno lavorato tutti sulla costruzione dei concetti e sulla trasposizione iconica dei concetti, cioè sulla loro trasformazione in immagini, e attraverso parole, concetti ed immagini hanno esposto gli esiti del lavoro d'aula e prodotti di apprendimento in una mostra che si è realizzata a Latere del Congresso Nazionale della Società Filosofica Italiana, dal titolo Etica, Economia, Ecologia, che si è svolto ad Ancona e a Urbino nella primavera del 2022. E nella giornata odierna si rivisitano i concetti che sono alla base dell'esperienza scolastica, della costruzione dei concetti e della trasformazione in immagini dei concetti, e si anche presenta il catalogo della mostra, che è una traccia del grandissimo lavoro che le scuole hanno svolto, anche se non è in grado la traccia di riproporre per intero tutta questa, la vivacità di questo lavoro, ma certamente costituisce un segno importante. Il tema che ho davanti è quello della conoscenza attraverso le immagini, che nell'età contemporanea diventa sempre più rilevante rispetto alla conoscenza logico-concettuale, che tradizionalmente era stata quella a cui la filosofia aveva dedicato particolare attenzione. Oggi invece credo sia importante che la filosofia si occupi del linguaggio delle immagini in tutte le sue forme, dalle immagini di WhatsApp fino alla multimedialità, perché sembra una forma di conoscenza più diretta e immediata. In realtà nasconde molte insidie, molti pericoli di manipolazione dovute al controllo dei mezzi di comunicazione, e quindi è importante che ci sia una riflessione sul senso di queste forme di comunicazione, soprattutto riguardo al mondo giovanile, che le usa quotidianamente e forse non si rende sempre conto di qual è la potenza, ma anche i rischi che questo linguaggio comporta.